qua si chiama Puerto Banús, che è un posto di un po' di plastica, no? Giusto? Dove ci vengono tutti i ricconi a farsi vedere in giro con le macchine fighe. Però che tipo di macchina? C'hanno pure il Land Rover, infatti là c'è un negozio con Land Rover, con le Ferrari, le Porsche, quindi la Jeep questa. Insomma, un posto un po' che costa un sacco di soldi qua. Un appartamento qua tipo 1200 euro al mese, invece dove stiamo noi 500 al mese. Vedi, qua ci sta tutto i negozietti. Attraversano senza guardare qui. Sono pazzi. Sempre sta nebbiando qui, eh? Sta pulendo tutto. Vedi la spiaggia qua? Insomma, si vede che tipo di posto è qua, no? Sì. Qui davanti noi a 500 metri c'è Waitrose, The Iceland, supermercato inglese. Oh, il meglio. Cioè tu entri, parlano tutti inglese, le cassiere sono tutti inglesi, sembra di stare in Inghilterra. Sì, l'altro certo. Giorno ci sono andato per comprare Terry's Orange Chocolate e il bistro, no? Quello per fare il gravy. E quando sono andato alla cassa per pagare la cassiera inglese mi ha fatto un joke, inglese mi ha detto with all the stuff, the nice things that are in the shop, this is all you can find, buy. Allora qua in pratica entriamo dentro Marbella. Allora qui questo è l'inizio di Marbella. Sinistra c'è la fantastica montagna di Marbella che purtroppo oggi è coperta dalle nuvole, non so se già sale per lei. Lo stai prendendo, sì. Però se va a despejare, va a despejare. È bellissima perché dove ora è coperto con le montagne c'è in cima c'è proprio una roccia, non quello roccia che esce fuori dalla montagna.
famoso Silizioso qua, il ristorante bar, tutta roba senza glutine. Questa è la via principale, poi quando uno va dietro è tutte villette, no? A tanto verde, qui è più tipo città. Questo dove andiamo? Adesso sì. Questo è il Corte Inglese, che è un supermercato caro, tipo Debenhams, no? C'hanno vestiti eccetera e mangiare. Allora qui c'è, non sappiamo come si chiama questo, carino però, eh? Gli alberi di arance da tutte le parti, che già li ama, però c'è una legge, è vietato raccogliere le arance dagli alberi, e noi vediamo che stanno anche per terra, marce, che cascano, non interessa niente a nessuno, non le toccano, non toccano niente. Parte la decorazione. Qua sempre mettendo le piante, curando le piante, mettendo le siepi, i fiori, pulendo, perché siccome è un posto che vive di turismo, allora deve essere tutto carino, pulito, e ci tengono. Insomma, infatti si vede, guarda, tutto pulito qua. I turisti. Beh, là, quella tipica faccia di turisti. Quindi si vedono facce e si vede che non sono spagnoli.